Bastian Contrario. Arnold Knights a Bastian Contrario. Siamo quello che facciamo e non quello che diciamo. Dalla scialuppa di Radio Pirata, la radio nella radio, eccomi qui anche questa volta con voi. Sono Ellie the Worst, pronta come sempre a portarvi con me nel mio bordeggio di Bastian Contrario. E dunque, salute a tutti voi, pirati di terra e pirati di radio, mia preziosa ciurma. Oggi, dove vi porterò con il mio bordeggio? Da dove partiremo? Ma soprattutto, dove approderemo tra racconti, riflessioni e considerazioni? Salite a bordo, aprite il cuore e lasciate alla deriva i pregiudizi. La puntata di oggi di pregiudizi andrà probabilmente a sollevarne diversi, perché paradossalmente ci sarà chi si sentirà preso in causa proprio dal tema e chi invece per come ne voglio discutere. Tanto per introdurvi delicatamente nell'argomento, vorrei invitarvi a seguirmi nel costruire all'interno di voi stessi uno spazio in cui rispondere ad alcune immagini e domande. La prima domanda che vorrei farvi è proprio rivolta a voi stessi. Quanto conta per voi la coerenza? E in termini di coerenza, quanto conta per voi la vostra propria coerenza? Perché, come sempre, è facile richiedere ciò che è impegnativo agli altri, dimenticando che se una cosa ha valore per noi, dovremmo noi stessi metterla in pratica per primi. Per quanto mi riguarda, la coerenza per me è un aspetto fondamentale del rispetto di me stessa, qualcosa che difendo con tenacia, qualcosa per la quale ho spesso pagato, qualcosa nella quale mi riconosco. Attenzione, non parlo di cieca coerenza più simile all'ottuso incaponimento che ad altro, ma di quella coerenza che fa sì che il mio pensiero, ciò in cui credo, si manifesti nelle mie azioni e nel mio comportamento. Sia chiaro, per coerenza alla mia trasparenza devo dire che a volte non mi è facile esserlo al 100%, che quando sono troppo stanca o ho troppe cose da fare in tempi ristretti anch'io ho piccoli cedimenti pratici, come ad esempio mangiare un tortino con dentro le uova anche se come preferenza lo evito. E se in passato, quando avevo più tempo e occasioni per alimentarmi con calma a casa, potevo dichiararmi vegana, di certo ora posso al massimo dire che sono filo vegana, sentendo una piccola morsa in petto perché non riesco a comportarmi in maniera coerente al 100% col mio desiderio più profondo, malgrado cerchi di aderire al mio massimo al mio principio di non ledere nessun animale. Di certo però non vado a mangiarmi costine arrosticini o ragù alla bolognese. No, tranquilli. Non voglio invitare nessuno a diventare vegano. Che per chi avesse qualche dubbio sul termine, significa che la persona in questione, nel rispetto di tutte le forme di vita, non si nutre di alcun prodotto che abbia origine animale né che possa sfruttare gli animali. Quindi non solo evita la carne, ma anche latte e derivati, uova e persino il miele. Inoltre non si veste di pelle o di lana e ha una cura significativa nell'acquisto di cosmetici e inchiostri per evitare che siano testati sugli animali o che contengano coloranti di derivazione animale. Ma se dopo la mia premessa di essere filo vegana io vi dicessi invece «Beh, io sono vegana convinta, ma una volta alla settimana mi mangio una fiorentina al sangue alta 4 dita. Ogni tanto cedo alla grigliata mista del vicino e vado anche a fare qualche battuta di caccia». Ci sarebbe qualcuno tra voi che, anche senza metterci alcuna valenza positiva o negativa, potrebbe ancora definirmi vegana? Bene, ora siamo al centro del senso della puntata. Siamo quello che facciamo e non quello che diciamo. Inutile dire che sei etero se una volta ogni tanto hai rapporti omosessuali, che sei pacifista se giri armato, che sei sportivo se fai un giro in bici sia no una volta all'anno, che sei fedele se fai qualche scappatella o che sei un pilota se non hai nemmeno la patente, che sei... Pronti? La dico? No dai, ci giro ancora un po' intorno. Ci sono ambiti della nostra vita un po' più complessi degli esempi fatti poco fa. Del resto, tornando all'azione, essa è frutto di un modo di pensare, di concepire la vita, di rispondere ai suoi colpi in base a qualcosa che ci guida interiormente. Tornando agli animali, se li rispetto e un gatto mi si avvicina, trovo impossibile più ancora che improbabile allungargli un sonoro calcio per allontanarlo. Ci sono anche ambiti costruiti su insegnamenti e competenze specifiche, scelti accuratamente come base per la nostra vita. Anni di scuola, formazione pratica ma anche deontologica e umana, coltivando un'attitudine compassionevole e accudente per diventare medico, ad esempio, dovrebbero far sì che un dottore non prescriva farmaci deleteri per chi li deve assumere, non avveleni i suoi pazienti e se dovesse farlo, la prima cosa a suo carico sarebbe di essere cancellato dall'albo e di non essere più riconosciuto come medico.
E poi ci sono le filosofie. E sono quelle su cui, almeno così dovrebbe essere, basiamo le nostre vite. Le filosofie di solito espongono e si identificano in concetti chiari e precisi, poco interpretabili. E come dicevo in precedenza, riguardo alla coerenza, nulla ci impedisce di cambiare idea e quindi filosofia nel corso della vita. Ma allora la coerenza deve almeno guidarci alla decenza di ridefinire la nostra stessa immagine agli occhi nostri e degli altri. Affini alle filosofie, se non semplicemente filosofie con una parte mistica, sono a mio avviso le religioni. Ora, io non sono ferrata in materia, ma ce ne sono due specifiche delle quali sono piuttosto informata e nelle quali molte persone si identificano e delle quali una particolare. Chiunque sia nato in Italia sa abbastanza per scegliere o meno se identificarvisi. Sto parlando di cristianesimo e buddismo, entrambe grandi religioni, entrambe umanistiche. Sì, lo so. Come anticipato, l'argomento è un po' delicato e sensibile o fastidioso a seconda di chi ascolta. Ma spero avrete la pazienza e il desiderio di non tuffarvi fuori dalla mia scialuppa per continuare invece a bordeggiare in mia compagnia. Queste due professioni di fede danno entrambe una grandissima importanza al valore della vita, al sostegno della stessa, alla compassione per ciascun individuo. Per rispetto ai praticanti di ciascuna di esse e ai principi sui quali ciascuna si fonda, è doveroso ricordare che ci sono alcune differenze sostanziali che qui non esprimerò certo nella loro completezza, ma anzi in modo davvero minimo e parziale. Da un lato abbiamo la figura di un Dio, Padre, che può perdonare o condannare, creando un concetto dualistico di bene e male e di giudizio che si impara a subire ma anche ad esercitare sui comportamenti degli altri. Dall'altra c'è invece un risveglio interiore che sostanzialmente autoguarisce se stessi, portando ad abbracciare l'intero universo, conciliando il bene e il male in un'unità che si compenetra e che si spiega non in senso assoluto, secondo regole già scritte, ma solo nel fluire delle profonde intenzioni celate dietro all'azione e in relazione all'altro. Entrambe però, seppure in modo diverso, suggeriscono di avere pietà per chi male agisce, in quanto inconsapevole del male che reca a se stesso, oltre che agli altri. Perché mi concentro su questo aspetto delle due religioni? Per portarvi con me in due passaggi. Uno che riguarda l'azione degli altri e uno che riguarda il nostro giudizio. Perché l'azione che giudichiamo appartiene all'altro. Ma il giudizio è un affare che riguarda noi e che sarebbe bene, per noi e per gli altri, trasformare in compassione. Giusto per fare il punto, è di pochi giorni fa l'articolo di un giornale che riporta come un'amministrazione comunale abbia fatto eseguire uno sgombero. Purtroppo ho letto l'articolo su Facebook, ma non sono più riuscita a recuperare l'originale. So solo che si tratta di un paese del Veneto e che era datato 15 novembre. Non posso dire se il testo fosse specchio dell'animo del giornalista o del sindaco di cui parlava, ma mi hanno molto colpita alcuni passaggi. In uno si diceva che questa struttura diroccata ospitava alcuni stranieri in modo non dignitoso, essendo assenti luce, acqua e servizi igienici. Vi confesso che ho avuto un moto di gioioso stupore. Caspita! Ritengono che queste persone non possano vivere in quelle condizioni e vogliono dar loro qualcosa di più adeguato. Proseguo la lettura e vediamo dove li hanno dignitosamente alloggiati. Nel proseguire dell'articolo si menzionava che questi stranieri si recavano in questo edificio fatiscente la sera per poi allontanarsi al mattino. Penso, caspita, chissà dove e come trascorrono la giornata. Poi c'è freddo, è novembre, c'è l'emergenza Covid. Beh dai, almeno la notte si riparavano e adesso andrà anche meglio. E mi veniva da pensare a quei gatti che non vedi per tutta la giornata, ma poi, come con un appuntamento telepatico, rientrano quatti quatti e si mettono vicini vicini per scaldarsi, nascosti durante il sonno. Poco più sotto, l'articolo dichiarava che sono stati i residenti a lamentarsi per via di quel via vai. Caspita di nuovo. Intanto tu, residente, non vai a dormire per controllare a che ora si muovono queste persone? No, perché se mi dicessi stanchi degli schiamazzi, dei danni, dei furti, sono ricorsi al sindaco, beh, potrei anche capire. Ma l'articolo parlava espressamente ed esclusivamente di spostamenti di ingresso la notte e di uscita al mattino presto. L'articolo concludeva che alla fine i ragazzi sorpresi all'interno erano solo 3 su probabili 10 ed erano in regola con i permessi di soggiorno, anche se mi pare fossero disoccupati. Che la struttura è stata sigillata e il proprietario ha richiesto di metterla in sicurezza chiudendo ogni possibile ingresso. Tutti felici del risultato. Ora, io le domande non è che me le faccio. Mi vengono su da sole come i conati di vomito.
dove sono ora quei 3 o quei 10? La dignità e l'assenza di servizi era un'attenzione alla persona o allo stabile? No, perché nel primo caso non credo che per strada ci saranno più servizi igienici, più luce, più acqua, né credo saranno più al caldo nelle nebbie della pianura padana. Mentre della dignità dello stabile, spero sia chiaro che poco mi importa, così come penso che allo stabile stesso poco importi se aveva l'acqua, i servizi igienici e la luce. Che poi dai, quale dignità degli stabili? C'è pieno ovunque di edifici abbandonati e diroccati. Se invece di lasciarli crollare in disuso venissero offerti alla povera gente, profughi ma anche senza tetto, di qualsiasi nazionalità, in cambio di qualche lavoretto per i comuni, di un minimo di cura dell'alloggio che viene fornito, non ce ne sarebbe un vantaggio reciproco. Anche le leggi che tutelano la sicurezza della persona, che hanno sì ragione di esistere in un contesto di equilibrio sociale, ma che garanzie di sopravvivenza danno a una persona magari anziana che dorme all'aperto sotto zero invece che sotto un tetto? Non dovrebbero esserci flessibilità in base alle condizioni? Persino i topi hanno una tana. Ed ecco che torno a dire che sei quello che fai e non quello che dici. Sei davvero umanista, cristiano, buddista? Lo sei davvero quando imprechi dicendo che questa gente torni a casa propria, senza tentare nulla per dar conforto, accoglienza, comprensione? Sei davvero religioso quando inneggi alla discriminazione, al fascismo, al bastone? O lo imbracci davvero e lo usi tu stesso? No, perché io non sono più capace di definirmi vegana per un semplice tortino con l'uovo. Eppure, entrambe queste professioni di fede che conosco si basano su principi che non discriminano, non sopprimono, non escludono, non incitano all'odio, non godono del male dell'altro. Qualcuno mi ha detto di offrire la mia casa, cosa che avevo già pensato, anche perché ne avrei una libera. Ma poi ho pensato alla brava gente, quella che col crocefisso in mano grida «lasciali morire». E ho pensato che se offrissi la mia casa ci sarebbe il rischio che queste persone che vorrei accogliere potrebbero diventare vittime, tutte e in un colpo solo, della violenza e del risentimento di qualcuno dei miei connazionali che non riconoscono che nella loro ideologia politica non c'è posto né per il Cristo né per il Buddha che professano. E ho preferito fare questa puntata da condividere con voi.